All'inizio non capivo la differenza tra avere o essere. Tutto conciliava in un'unica ed insana voglia di avere ciò che mi mancava. Il mio quartiere era la mia culla, la mia tana, la mia prigione allo stesso tempo. Gli amici divennero colleghi, la vita un lavoro e un gioco nello stesso momento. L'adrenalina e il rischio, carburante per la mente. Ben presto diventai ciò che avevo, un corpo senza anima. Carne e vene in filigrana. A quel punto capì la differenza tra avere e essere. Nessuno. Il mondo sopravviveva mentre io vivevo. Pali, sacco dei soldi che giravano, per 1500 euro a settimana mi facevo due turni, 17 ore a venire in mezzo alla strada. Tipo, non ha conto. 14 anni, ha fatto tutto lo spaccio, tutte le cose, per campare, per non trovare le case popolari, no? Così, si è messo così, entrando a lavoro, la gente ti giudica, è quello importante, ti dimuovi, o ti fai a lavorare, ma se il lavoro non ti dà un'opportunità in Italia che non ci sta, ti diventa qualcosa ti fa, tutto, ti fa tutto, quello che c'è sta fai tutto, non stai di butti. 16 anni cominciato pure a vendicchiare la cocaina, mi era morta mia madre a 10 anni, ma lavoravo, andavo a scuola, poi ho lasciato scuola, ho continuato sempre a lavorare a venne, poi è morto mio padre a 20 anni, io ho sbroccato, dopo un po' ho lasciato il lavoro, e sto andando a Venna a un posto brutto. Sì, 21 anni, nel 2008. E erano 17 rapine, 12 condannate e 5 assolute. E lui mi diceva così, come sul fatto. E niente, poi da là è iniziato tutto quanto. E poi sono durato un anno, ma non ho bevuto. Ho preso un par d'anni. Sono riuscito, mi è arrivata una condanna vecchia. Ho chiesto i lavorativi, mi sono stati negati. E dovevo stare arresti a mantenermi in casa senza niente. Quindi famose due domande. Avevo censurato 6 mesi e 28 giorni. E poi ora una persona censurata mi fa 20 giorni, io ero subito arresti. A me 6 mesi e 28 giorni. Senza punto negativo. Poi ho fatto 6 mesi le firme, 7 mesi le firme, ho trasgredito pure quelle. Poi 7 mesi arresti, due devate, una sera. E poi mi ho fatto, poi mi ho preso a ribibbe, avevo 23 anni, 24 anni, quando mi ho preso per evasione. E la 18 mesi attaccati. E sono uscito 25 e mezzo. E ora sto fatto bene sorveglianza, da 20 anni proprio niente, la vita. E di fare un portavalori. Se mi 8 anni, 9 anni, capito? Però ci vogliono 9 anni, un portavalori. Questo sta a fare da 20 anni, ancora tu finisci di pagare perché? Che cosa fai? Io aggiungerei solo una cosa, a 26 anni, a 25 anni esci dal carcere senza genitori, senza nessuno. Non te ne cura nessuno. Ma lavora in più sorti. E io che me mangio? Nessuno, per me. Siamo due scheletri che erano insieme. Io ho portato il ferro e ancora stava a reagire, ancora stava a parlare. Ti ho dato la pietà quando non faccio. Allora l'ho plasmato io con la rap. L'ho fatta sentire io la rap americana. Che ne sapete voi? Dille Lauro. Filetti, mozzarelle de bufala. E burrate, bottiglie di vino, ma tutta carne, la media di 400, 500. E stavo pure 600, 700. Ci sono stati periodi che io chiamavo Laura alle 5 di mattina e dicevo: là, io ho l'olio e la pasta, ce l'hai il sugo e il sale? Vieni a casa mia, mi diceva, se fanno un piatto di pasta. Ho detto tutto. Due persone che fanno un piatto di pasta. Abbiamo il bus tutti i cassi. Uno, due, tante volte pure in tre. Qui vedi, facciamo passare la roba. Qui sotto, andiamo così, avviamo sotto, sono 600 di roba, tanta. Quello è fame, ragazzi. Mi uscì tutto il latte.
Come prima cosa che sto tra di noi, io ho 3 anni di spesa, porco Dio, stavo pure a fare i soldi in quel periodo. Questo lo devo tagliare. Questo dai, ragazzi, roba che questo dai, bro. Bolle, bolle, sta roba bolle, stanotte in pentola qualcosa bolle. La testa bolle, mi fa le bolle, ragazzini come rinchiusi in delle bolle. Sono collato al sintone, meccanismi cinghie, cinte pitone, avanguardia Giappone, onda, guida spirituale Santone. Sì, 3000 giri, con chi giri, quei giri, su cosa giri, masticarsi, sta roba macina, macchina meccanica, trattore, motore, pistone. 3, 2, che brutto esempio, che brutto. Dopo anni finì tutto improvvisamente. Attraversò il girone dei processi, delle troie, dei bugiardi, dei miei amici scomparsi, rimasi soli. Alla giustizia divina e quella terrena hanno sempre verdetti diversi. Chiuse le porte del purgatorio, trovai nella musica come la redenzione. Ormai quel vuoto, fatto di alberghi, ristoranti e donne ignare di chi fossi. Stessa voglia, la stessa rabbia, che si trasformò nella stessa scala dal potere. Senti il beat bump, mi risveglio come il film Crank. Il conquilino cuoce speed crack. In un anno ho fatto quello che in 6 si fa. So benissimo sta pietra come uscirà. Prendi un brutto esempio, me, brutto esempio, me. Ho avuto solo brutti esempi, te, brutto esempio a me. Ho visto prendere esempio me, ragazzini fini male, tanto da non prendere più da esempio me. In onore del tempo di Achille Lauro. Questo è uno dei video culto, diciamo così, di Achille Lauro. Noi la Laura l'abbiamo presa per strada. Guarda Achille Lauro, la merda più fresca di Roma. Nuova promessa del rap. Achille Lauro. Come Achille Lauro, che è la nuova, diciamo, sensation dello street rap. Più marcato, sì, l'hai trovata. Poi puoi montare. Yeah, vai. Abbiamo da uno, una da un'altra, ciao. Vai. Allora, no. Che artista è firmato, fratello? No. Questa è la verità su Achille L. Vedo più chili che hanno, faccio più soldi che più. Vedo più fondi dell'otto, botte, ecco. Oggi che quando si entra, prego, prego, non entra. Yeah, you can't do that.
Sean Price. Hai mai ascoltato uno di questi? No, mai. Questi con le scarpe uguali? No, dai. Comprato mai New Era nuovo? No, mai. Mi vedi con le DC? No, mai. Pensisti qua mi fanno il dissing? No, mai. Mi pensi fan del rap, dell'hip hop? Mai. Dove il cazzo pensi di essere nel Bronx? Dai. Mica di un macchinelle, Chico Vest. Mica di un macchinelle, Chico Vest. Mica di un macchinelle, Chico Vest. Se l'avevo fatto è perché avevo scelto già. Sono io solo, sono il solo che può dire basta. E le persone che ho lasciato, tante quante le, quante quelle che ho lasciato, ho avuto karma. Ho nascosta una pistola in camera del coinquilino. Non si è mai chiesto con chi vivo. Da una vita che la vita me l'arrangio io. Ho 830 motorini, che uno mi vede. Perché voglio farlo, l'ho fatto perché voglio farlo. Chi mi ha visto ha chiesto perché voglio farlo. Me riprometterò di smettere quasi tutti i giri. Volevo prendere 5 grammi, ho preso 30 kg. Perché voglio farlo, perché voglio farlo. Perché voglio farlo. Perché voglio farlo, perché voglio farlo. Perché voglio farlo. Perché voglio farlo, perché voglio farlo. Perché voglio farlo. Perché voglio farlo, perché voglio farlo. Piante enormi, sativa, bambini segnati, occhiaie, ognuno prende strade, cammina, destini assegnati, e sia, eravamo ragazzini, mi dico cazzo, dove cazzo siamo finiti, ho lasciato mia madre, trattarla male, più cresco più sembro mio padre ha cambiato mia madre, cresci solo in camera, da chiuso in camera, alle chiuse in camera, quello che ti cambierà. E a pensare com'eri prima, solo un ricordo. Sognarci ricchi per sempre, soltanto un sogno. Ovvio di quello che mi servirebbe, pochi morirebbero. Quanti lo dicono e non lo farebbero. Ho visto meno a riconoscersi, meno a riconoscermi. Il lettino con un amico e lui non riconoscerci. Penso davvero avrà fatto male tanto da meritare tanto. Ma che impossibile, mi chiedo quanto tempo avrò di vita. Ho solo te, credo solo a te. Ho creduto a poche donne, credo solo a tre. Credi di conoscere, credi di conoscerti. Chi crede di conoscermi, crede di conoscermi. Corro verso il giorno più folle della mia misera vita. La mia fine è la mia unica amica. Per il giorno in cui saremo qui, anche se non per sempre, ma io so che vivremo così, come non ci fosse il mai. Se noi vivremo così, è come non finisse mai.